La corsa ai finanziamenti per lo sviluppo territoriale vede impegnati i comuni dei Nebrodi su più fronti. Non c'è solo la rete strategica varata sotto l'egida del parco nell'agenda dei sindaci che negli stessi giorni hanno sottoscritto l'accordo, anche questo da ratificare in Consiglio Comunale, per la partnership finalizzata alla progettualità per le cosiddette aree interne. 32 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero per lo Sviluppo Economico destinati a quei comuni classificati come distanti da grandi centri di agglomerazione e di servizio e con traiettorie di sviluppo instabili, con problemi demografici ma a forte potenziale di attrazione. C'è una grossa motivazione da parte dei sindaci. Porteremo entro il 15 di questo mese in tutti i consigli comunali la bozza della convenzione per poi andare a fare al più presto possibile, credo anzi entro la fine dell'anno, quella che è l'agenda territoriale. Cioè le prospettive, le progettazioni per il 2014-2020 per le aree interne. L'individuazione dei centri ricadenti nel perimetro delle aree interne, con l'esclusione di alcuni comuni montani, non ha mancato di suscitare aspre polemiche che hanno sfiorato lo scontro istituzionale. L'impegno di tutti è però quello di superare tali contrapposizioni. Le aree interne non sono state decise da noi sindaci che ci facciamo parte, sono state decise da un provvedimento fatto dal legislatore regionale, sono tutti i comuni sono state decise ex legge, quindi ogni polemica non può trovare alcun fondamento, ma anzi deve servire per la crescita del territorio, perché sono certo che se questi 21 comuni sanno fare bene, anche i comuni limitrofi che in questa prima fase sono rimasti fuori ne traeranno dei benefici.